Oggi facciamo insieme la ricetta tipica delle olive in salamoia, praticamente la ricetta classica, sempre comunque con il lavoro dei 15 giorni e cambiare l'acqua ogni 2 giorni, ma il risultato dopo qualche mese potrete mangiarle e sono veramente ottime. Andiamo a farle insieme. Primo passaggio, come sempre, bisogna lavare le olive. E andiamo a metterle in un contenitore. Io uso una pentola bella grande, capiente. Riempio d'acqua, copro con un piatto e anche uno strofinaccio da cucina. Bisogna lasciarle così 15-20 giorni circa e cambiare l'acqua 2 volte al giorno per far sì che vada via l'amarognolo. Vedete, il giorno dopo andiamo a cambiare l'acqua e ripeto 2 volte al giorno. Trascorsi i 15 giorni, io mi accingo a preparare la salamoia versando l'acqua in una pentola, il sale e porto sul fuoco. Faccio partire l'ebollizione in modo che il sale si sciolga completamente e una volta sciolto lasciamo raffreddare l'acqua completamente. Ecco, i 15 giorni circa sono trascorsi. Anche il colore delle olive, come vedete, è cambiato. Li verso sempre nel lavello e vado a sciacquarle. Le scolo e nel frattempo preparo i vasetti. Mi raccomando, i vasetti sempre sterilizzati. Io li ho sterilizzati il giorno prima. Metto all'interno solo l'alloro. Se volete mettere anche qualche altro aroma, potete farlo tranquillamente, ma questi sono le olive in salamoia classici, quindi solo a loro. Chiudo con una foglia d'alloro e metto anche il pressino, questo per far sì che le olive restano al di sotto dell'acqua una volta chiuse con il tappo. Ecco, vado a riempire con l'acqua ormai raffreddata e chiudo molto bene tutti i vasetti. Ecco, le nostre olive sono già così pronte, bisogna lasciarle in un luogo asciutto, possiamo mangiarle dopo qualche mese.